Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi è una bellissima giornata di sole, non abbiamo grossissimi impegni, quindi cosa faremo? Allora, per prima cosa ho ritirato, piegato, adesso infatti è qua, ho levato le lenzuola, così almeno le mettiamo pulite. Ho steso e poi devo continuare a guardare i compiti per le vacanze per Gabriele e Sabrina. E oggi pomeriggio inizierò a fargli fare qualcosina. Però stamattina devo continuare a fare il lavoro che stavo facendo perché sennò loro cominciano e io non so poi da che parte raccapezzarmi. E niente, oggi sarà una giornata prettamente casalinga, non è che abbiamo grandi cose da fare, ma ci stavamo già organizzando io e i bambini la prossima settimana per andare un giorno al fiume, quindi naturalmente vi porteremo insieme a noi. E così almeno anche loro si svagano un po', anche perché stare chiusi in casa, che stress. E niente, quindi vi facciamo vedere quello che faremo oggi, le varie pulizie. Io ho steso, ma non vi ho fatto vedere perché stavo esportando il video che vedrete domani, che è quello della passeggiata famosa di famiglia di maggio. Lo vedrete adesso a luglio, ma l'importante è vederli, ok? Quindi io sono riuscita a finire di editarlo e quindi lo vedrete, vabbè, domani per me adesso, ma per voi non lo so, sarà l'altro ieri, credo. E niente, quindi adesso via i lavori, se no non finiamo più. Secondo me siete, Giana, puoi vedere se... Sto puoi vedere Giana libera nell'acqua? Hai la cassa, usa. Cioè, dove lei ha scritto, per esempio, i miei hobby sono... Lei ha scritto i suoi, quando tu scrivi la lettera arriverai a quel punto, scriverai i miei, perché adesso questa qui è una lettera di presentazione, cioè lei ti presenta con te e tu ti presenti a lei. Quindi tu... Io ho scritto... Dove l'hai presa? Perché gliel'hai dato? Io ho scritto, ciao, sono Sabrina. Poi volevo... Ciao, Chanel. Sono Sabrina. Ok, quando sei arrivata? Beh. Comunque, tu scrivila. Sarà meglio che lo leva la
la sua età. Tu scrivigliela, poi la aggiustiamo assieme. E se vuoi in brutta scrivi in stampatello. Poi in bella se vuoi scrivere scrivi in corsivo. Pagina 190, 192, 196. Io per brutto stavo pensando di ok. E per bella? E poi ci pensiamo. Ha deciso di fare un disegno molto bello. Intanto che aspetta la pappa, vero Pia? Anche Sabrina e Giada stanno facendo un disegnino. Preparare dei fagiolini, farò delle patate nell'air fryer, adesso poi vi faccio vedere come le preparo, prima vi faccio vedere come le taglio e poi vi faccio vedere quando le cuocio come rimangono e poi andrò a fare una frittata di cipolle, ecco, quindi bando alle ciance, muoviamoci, se no qui mangiamo domani mattina. Non stoppare, te lo dico io. Dai, vengo. Allora, le faccio cuocere nell'air fryer a 180 gradi. Ho già fatto andare 10 minuti. Le ho mescolate, adesso le sto facendo andare altri 10 minuti, poi le mescolerò di nuovo e poi altri 10 minuti. Poi vi faccio vedere dopo quando apro e mescolo come sono. Come vedete qui sono così adesso, devo assolutamente lasciarle ancora un po' perché sennò quelle grandi non si cuociono e nel frattempo preparo la maionese e niente, in casa. Che così è più buona. In 2 minuti è pronta. Queste le lasciamo altri 10 minuti. Diceva 250 ml d'olio, ma siccome io ne devo fare tanto, facciamo 500. Ne mettiamo un po' d'oliva e poi di semi. Ma cosa di olio? Un po' di semi, ce ne sono più di tutti. Di semi. Ce ne sono più di tutti i semi. Un po' di semi, era tutto barato. E me ne serve ancora, per dire. Allora ci metto qua. Di oliva, ci metto con le piedi. Ok,
Poi devo mettere due uova e il sale. Sto preparando la maionese. Comunque secondo me io non lo mangio, ci messo troppo olio. Ma guarda che anche l'altra volta l'ho fatta secondo me, Io ho mangiato tutto quel grasso. Serio. Sì, io ho mangiato. Oggi mangio i dinosauri. Ok. Piano Giada, le fai troppo grosse. È per quello che le stavo facendo io. Se no cuociono dopo domani. Faccio spessissimo. Tu sbucciale. Senti un odore di limone, mi viene su di prendere il limone e leccarmelo. Allora lo asciugo a metà patata e continuo il mio lavoro di spillare le patate. Poi tagliate in due questa patata. Svegliamo come viene. Ci andava, ragioniamo insieme. Ce l'ho messo, le uova, l'olio e il sale. E basta, poi le carta. Basta, giusto? Scusa, riscriviamoci la ricetta da qualche parte. Sì, ne ho messo meno stavolta. Ne hai messo meno di che cosa? Sale. Se dicevi olio ti uccidevo, hai messo ora più olio. Vado a picchiare. Che ha urlato e l'uccido. Ho sentito un bambino che... Sì, già vinto. Papà, fammi la... mi dai un cucchiaino. Mamma, spero solamente più un'altra metà, poi non ho più voglia. Vabbè.
Eccoci in un nuovo giorno. Allora, adesso vado a stendere. Ho appena finito la conferenza con Bibi. Chi ti segue su Instagram, diciamo che vede più cose perché certe le posto solamente là. Comunque, ho fatto quello. Stavo guardando un attimo il mio telefono, scusate, che ho visto delle cose che non avevo mai visto prima. Adesso Pia chiude la finestra, si diverte. Io stendo, devo ritirare della roba di ieri, che è ancora sullo stendino. Ieri ha piovuto, abbiamo tirato dentro velocemente. E poi bisogna andare a preparare il pranzo. Ops, è già partito. Ciao a tutti! Oggi è un altro giorno, è il 5 di luglio. Cioè, sembra ieri che era febbraio e poi siamo già a luglio. Vabbè, l'estate quest'anno sta passando velocissimamente. Comunque, io e Giorgia stiamo andando a fare la spesa. Maurizio è a casa con gli altri bambini. Oggi andremo al Bennett perché ho tre carte da 25 euro. E quindi insomma vado su quelle per fare la spesa. Perciò andiamo al Bennett. Non credo che potrò firmare dentro, anche perché mi devo concentrare su quello che devo comprare. Però intanto vi portiamo con noi. Guardate Giorgia e i suoi capelli. Se cambiamo marcia è meglio. Al momento per la casa non ci sono aggiornamenti, quindi appena poi so qualcosa in più vi dirò. Domani andiamo dalla mia amica Sara, domani pomeriggio, e invece intanto la saluto perché so che guarda i nostri video. Ciao Sara! E invece mercoledì insieme volevamo andare al fiume con i bambini, così giocano loro e noi parliamo un pochettino. E boh, perché in effetti ci sono. Ci conosciamo da quando andavamo alle elementari, però diciamo che finite le elementari poi ci siamo un po' perse, cioè ci vedevamo in giro per Acqui appunto, però non è che cioè, ciao ciao, niente di, non è che era, non ci siamo mai viste più tanto, no? Insomma. E invece adesso appunto ci siamo un po' riavvicinate, quindi ci sentiamo, parliamo dei bambini, dei problemi in generale che si hanno in questa vita e mi fa piacere perché comunque, come vedete comunque anche dai miei video, non è che ho molte amiche, sono prettamente da sola e con i bambini. E quindi trovare qualcuno, un'amica con cui parlare, con cui, come ha detto lei ieri, condividere gioie e dolori, serve. E basta. Quindi adesso noi corriamo, per modo di dire, al Bennett. Partito. Allora, spesa fatta,
Non c'era tanta gente, per fortuna, ma guarda come mi sono cresciuti velocemente i capelli. Le mie sono ancora corte. Perché te li ho tagliati? E niente, quindi adesso andiamo a casa che ci aspettano per fare pranzo e vi faccio prima vedere quello che abbiamo preso. E tante cose devo dire. Anche il Bennett, insomma, se si sta attenti comunque si riesce a comprare bene. Certo che bisogna stare attenti perché comunque come prezzi sono un po' più alti del normale. Ci siamo presi anche, che sicuro, non so se ve le faccio vedere, le patatine al ketchup. E niente, adesso le mangiamo mentre torniamo verso casa. Ciao! Stop recording! Giada! Faccio vedere questi ritagli di pollo, sono 1,7 kg, 2,58 euro. Poi ho preso delle ali di pollo, cioè abbiamo preso, queste qua costavano 1,02 euro e sono 394 grammi. Poi queste 2,03 euro sono mezzo chilo, queste 1,06 euro sono 408 grammi, 1,03 euro 398 grammi. Poi ho preso due di questi yogurt Parmalat intero vellutato, ci sono dentro 8 yogurt a 1,99 euro, ce ne sono due all'ananas, due banane, due fragole e due albicocca. E poi quest'altra confezione invece, yogurt mago più cremoso in pezzi, due ananas, due frutti di bosco, due pesca, due fragola, anche questi 1,99 euro, di questo solo uno. Poi l'albume d'uovo, questo della Aia, costava 1,89 euro. Poi 6 di questi yogurt bianchi magri 0% grassi a 0,25 all'uno. Questa confezione grandissima da 1,2 kg di carne trita a 5,71 euro, la dividerò in tre parti, in tre sacchetti da 4 etti. E poi il Masdam, questo qui, stavo pensando di farmi venire in mente quanto costava perché non me lo ricordo, 1,70 euro mi pare. E praticamente, siccome mercoledì porto i bambini al fiume, ci servirà per fare l'insalata di riso. E quindi poi vi, comunque sarete con noi, vi farò vedere tutto quanto. Poi questi wurstel qui della Amadori, c'era 1 più 1, 1,49 euro. Sono di pollo e tacchino, vabbè, sono senza glutine, sono questi qui un po' più grossi. E poi un'anguria, qua, aspettate, da 7,06 kg e a 2,96 euro, perché costava tipo 0,39 al chilo, ecco, c'è scritto qua. E quindi ho preso una bella anguria, che con questo caldo ci sta sempre benissimo. Poi per i cani ho preso 5 pappe, costavano 0,50
55. Invece per i gatti a 0,39 ho preso queste qui delle Italian Cat e ne ho prese 20. Così almeno loro per un po' sono a posto. Poi ho preso queste cannelline qui al profumo oceano e cotone, devono essere buonissime, non vedo l'ora di accenderle. Poi 4 di passata di pomodoro 0,49, invece le candeline stavano a 2 euro. Poi ho preso il mais a 0,70, ne abbiamo presi due, poi uno l'abbiamo lasciato lì nel carrello che c'era fuori dal Bennett. Poi per Pia ho preso 3 confezioni di questi omogenizzati Plasmon, ne ho presi 2 alla pera e 1 frutti misti e stavano a 0,99. Sono 2 di questi qua grossi da 100 grammi, perché vedete tutte e due sono 208, quindi questi. Poi ho preso 2 sacchi di patate da 4 kg. Stavano al sacco a 1,95 euro l'uno, così almeno abbiamo un po' di patate. Ho intenzione di fare un sacco di cosine buone. Poi un melone di questi gialli, 2,180 kg, stava a 1,19 euro in offerta e in tutto 2,59 euro. Un pacchetto di zucchero. Una confezione di olive verdi denocciolate che stavano a 1,59 euro. Lo zucchero invece credo 0,65, ma l'ha preso Giorgia e non lo so. Poi ho preso i pomodori, c'erano questi qui ramati in offerta a 0,95 al chilo, perciò ne ho presi 2 kg. Vabbè, 180 e per 2,07 euro. Poi ho preso 1,1 kg di lattuga a 0,89 al chilo, ho pagato 0,98. Ci sono 3 cespi. E poi ho preso 8 litri di latte, questo qui stava a 0,70, 0,69 è quello che costava di meno e quindi lo assaggiamo, non l'abbiamo mai preso, vediamo com'è. Rasoio di carote da 1 kg. Poi 2 sacchetti di zucchine da ognuno più o meno 1,1 kg, sì. Erano in offerta 0,89 al chilo, uno sta a 0,98 come sacchetto e l'altro invece 0,99. Poi un melone giallo normale, era in offerta 1,45 euro per 1,362 kg, ho pagato 1,97 euro. Poi abbiamo preso delle mele red che stavano in offerta 1,19 euro. E 1,106 kg sono venute 4 mele perché sono enormi, 1,32 euro. Poi delle mele golden a 1,39 euro per 1,18 kg è venuto 1,42 euro. E poi ho preso dei fagiolini Bobi verdi, stavano 1,35 euro in offerta. Ho preso 7 etti perché erano tutti quelli che c'erano e quindi è venuto 1,06 euro. Poi qui invece 3 finocchi, erano in offerta 1,39 euro, aspettate che non mette a fuoco, e sono 1,1 kg e per 1,53 euro. E poi qui invece 3 melanzane. In offerta 1,55 euro, ne ho preso 1,146 kg per 1,78 euro. Adesso vedo, mi sembra di avervi fatto vedere tutto quanto, non mi sembra di aver preso nient'altro, no? E niente, quindi questa qua è tutta la nostra spesa. Io spero che questo video lungo 3 giorni vi sia piaciuto. Se è così lasciate un like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! 1, 2, 3, come on!